shipped up on the shore. Per oltre 50 anni le canzoni di Bob Dylan hanno influenzato la musica e la cultura di massa su scala internazionale. In un incontro al PAN organizzato in collaborazione col Comune di Napoli, la figura di Bob Dylan è stata analizzata non soltanto in rapporto all'universo della musica pop e rock del secondo Novecento, ma anche come fenomeno sociale e culturale della nostra epoca. Simbolo di più generazioni, visto la intramontabilità. Poi questo premio Nobel ne ha fatto diventare un punto di riferimento che va anche oltre, perché appunto cultura in generale, non solo musica ma anche profondità del testo delle sue parole. Bob Dylan è uno di quei grandissimi che attraversa gli oceani e che poi trova un radicamento particolare nelle città che fanno della cultura, della contaminazione tra arti e persone la ragione della propria esistenza. Antonio Tricomi e Gianfranco Coci, autori di un saggio su Dylan, ne hanno discusso con Giorgio Verdelli, autore televisivo, Luigi Caramiello, docente di sociologia, e Lello Cercola, presidente della mostra d'Oltremare nel 2001, anno in cui Bob Dylan tenne un memorabile concerto all'Arena Flegrea. Il Nobel è una cosa, è un premio che viene assegnato e sarà assegnato con merito, senza merito, spesso suscitando polemiche, questa non è la prima volta, c'è stato il caso di Dario Fo, poi dopo di Harold Pinter, che erano due autori teatrali e quindi non è a letteratura allo stato puro, secondo qualcuno. C'è stato il caso della scrittrice canadese Alice Munro, che scrive racconti, non ha mai scritto romanzi, che ha vinto il Nobel nel 2013 e secondo altri non era una vera scrittrice perché non ha mai scritto dei romanzi. Sono opinioni, noi non siamo di questa opinione, per noi è giusto. Un grande musicista, un grande letterato, una persona molto colta che ha unito la letterarietà, la sua capacità di trasformare la cultura in canzoni che non sono appunto canzonette, ma che è riduttivo, ma che sono invece pezzi di grande valore, di grande suggestione e di grande godibilità. Significative le influenze reciproche fra Bob Dylan e i Beatles. Ne ha parlato Michelangelo Iossa, che coi musicisti Lino Vairetti e Pasquale Capobianco ha concluso l'incontro eseguendo canzoni dal vivo. Dylan ha profondamente influenzato la produzione testuale dei Beatles ed è stato influenzato dall'approccio che i Beatles avevano alla musica, un rapporto che non si è mai dissaldato, perché poi alla fine i due universi si sono sempre osservati, si sono sempre scrutati. John Lennon più volte ha dato cenno di riverenza e anche di debito nei confronti di Dylan, e così anche George Harrison, che lo volle nei Traveling Wilburys negli anni 80 e 90, quindi parliamo di un amore che è durato praticamente per tutte le loro vite artistiche. I read to know.